presentarvi il nostro relatore, il primo relatore della serata, che ha l'onore di inaugurare questa serata, è l'ingegnere Luigi Pizzimenti, che è vicepresidente dell'associazione, nonché socio fondatore dell'associazione, quindi come dico sempre, prendetevela con lui, che ha fondato l'associazione se qualcosa non va bene, lo dico sempre come battuta ovviamente. E Luigi è un esperto, oltre che della Luna, è appassionato anche dei corpi minori del Sistema Solare, quindi asteroidi, pianeti nani, pianeti nani, comete, eccetera. È docente del nostro corso di astronomia che facciamo tutti gli anni e quindi ha già tenuto, è la seconda volta che tiene una conferenza qui a Castello d'Albertis, quindi oramai questa sala è sua, in confidenza, e vi non quanto tempo perché vi lascio in ottime mani, nelle mani del nostro esperto, e grazie a tutti e buone eclisse soprattutto. Grazie. Grazie a tutti voi di essere venuti qui questa sera, grazie della presentazione. Innanzitutto vorrei dire che, come diceva Alessandra, abbiamo già tenuto una serie di incontri presso la nostra sede per ricordare il cinquantennario della missione sulla Luna. Chi l'ha già seguita la mia precedente vedrà qualche ripetizione, c'è qualche parte nuova legata all'evento di questa sera, del fatto che vedremo una eclisse parziale di Luna. Quello che abbiamo messo, vedete, abbiamo portato anche delle riproduzioni dei giornali dell'epoca, perché ci abbiamo tenuto a tenere la serata questa sera, perché esattamente 50 anni fa, il 16 luglio del 1969, partiva la missione che avrebbe portato poi il 20 luglio allo sbarco per la prima volta degli uomini sulla Luna. Abbiamo visto che c'era questa possibilità di ricordare questo evento e c'è la coincidenza di avere un'eclisse di Luna proprio questa sera, e quindi ci sembrava appunto il modo migliore di celebrare, di ricordare questo evento che è stato storico. Questa sera parleremo abbondantemente di Luna, perché poi più tardi la vedremo al telescopio, qualcuno di voi potrà anche divertirsi a fare delle fotografie, se avete la macchina fotografica o il cellulare. Prima di tutto vorrei dire, cerchiamo di collocare la Luna e la Terra, capire di quali oggetti stiamo parlando, perché la Luna la conosciamo nel senso da quando siamo bambini, che guardando il cielo, guardando alla sera, vediamo questo oggetto molto luminoso nel nostro cielo, abbiamo una certa familiarità, però non ci siamo mai chiesti, magari, o ci siamo chiesti poche volte, quanto è distante da noi, quanto è grande o quanto è piccola rispetto a noi, visto che si parla di un satellite della Terra, quindi di un oggetto che è in orbita intorno alla Terra. Quindi in questa immagine vedete riprodotta la Terra e nella stessa scala vedete la dimensione della Luna. La Luna è molto più piccola della Terra, soprattutto, cosa che a noi non sembra, è un oggetto estremamente scuro, è un oggetto che a noi appare luminoso perché c'è una grande illuminazione da parte del Sole. Però è un oggetto estremamente scuro, riflette pochissima luce di quella che riceve dal Sole. Quindi anche se quando la guardiamo a noi sembra molto chiara, sembra quasi bianca, in realtà questo effetto è dovuto proprio al fatto che c'è una grande quantità di luce che la illumina. Intrinsecamente è molto scura, se noi la vedessimo qui sarebbe scura come l'asfalto più scuro che vediamo sulle nostre strade. Questa è un'immagine che dà le dimensioni, le proporzioni tra i due corpi, la Terra che ha un diametro di circa 12.700 km e la Luna che ha un diametro di circa 3.500 km, però non è in scala per quanto riguarda la distanza. La distanza, diciamo, non è quella giusta. Allora, fra un attimo vi faccio vedere qual è la distanza reciproca fra la Terra e la Luna.
ciascuno pensi se dovesse collocare la Luna e la Terra alla distanza corretta, quanto le metterebbe distanti tra loro, tenendo questa scala. Forse la metterebbe più vicina alla Luna, qualcuno la metterebbe un pochino più lontana. Quando la guardiamo in cielo ci sembra abbastanza grande. Se noi le mettiamo nella scala corretta, ecco, la distanza è 384.000 volte, 384.000 chilometri. Se le mettiamo nella scala corretta, con le proporzioni esatte, la Terra deve rimpicciolirsi e andare a un'estremità del monitor, la Luna è quasi invisibile perché è piccolissima e è scura, dall'altra estremità dello schermo, è questa qui in mezzo, dove non c'è praticamente niente, cioè il vuoto. Questa qui è la distanza che divide la Terra e la Luna. Quindi, quando parliamo di eclissi tra un attimo, o quando pensiamo alla missione che ha portato delle persone, degli astronauti, a scendere sulla superficie della Luna, dobbiamo tenere in considerazione che queste sono le distanze di cui si parla. Questo qui è il viaggio che si deve compiere se dalla Terra si vuole andare sulla Luna. Quindi un viaggio che è molto molto lungo, come immaginiamo. Però iniziamo con l'evento che vedremo questa sera, cioè eclissi di Luna. Si parla, in astronomia si parla di eclissi tutte le volte che c'è un allineamento fra tre corpi, e quindi uno di questi corpi ne oscura totalmente o in parte la vista dell'altro. Le eclissi che noi vediamo dalla Terra sono di due tipi: sono eclisse di Sole, nel momento in cui il Sole viene oscurato perché la Luna ci passa davanti, oppure, come vedremo questa sera, una eclisse di Luna, cioè la Luna che viene oscurata in parte questa sera dal fatto che attraversa l'ombra della Terra, cioè la Terra maschera, nasconde il Sole alla Luna, e quindi i raggi del Sole non la colpiscono e vediamo la Luna che in parte diventa scura. È un evento che non è estremamente infrequente, però sappiamo che non capita tutti i mesi. Sappiamo che la Luna impiega circa un mese, 29 giorni, a fare un giro intorno alla Terra, e ci si potrebbe chiedere: ma allora perché stasera la vediamo questa eclissi e il mese scorso non l'abbiamo vista, o fra due mesi non vedremo di nuovo questa eclissi? Tutto questo è un gioco, diciamo, delle dimensioni della Terra, della Luna e del modo in cui si muovono all'interno del sistema solare, quindi le orbite che percorrono. Succede che l'orbita su cui si muove la Luna intorno alla Terra non è sullo stesso piano su cui si trova il Sole, per cui il più delle volte è leggermente inclinata, vedete, 5 gradi circa, poco più di 5 gradi. Quindi, anche se 5 gradi sono pochi, perché noi sappiamo che 5 gradi sono una, se facciamo una, se percorriamo una strada, una pendenza molto lieve, però sono sufficienti, data la distanza della Luna da noi, a far sì che la Luna non sempre attraversa il cono d'ombra della Terra. Fra poco vedremo un filmato che dovrebbe spiegare e rendere meglio l'idea. Quindi normalmente la Luna passa o un po' sopra al cono d'ombra della Terra o un po' sotto, per cui anche quando si trova dalla parte opposta del Sole, in realtà non viene oscurata dalla Terra. Vedete, questo qui è indicato in azzurro, quello orizzontale, il piano detto dell'eclittica, quello su cui si trovano, si muove la Terra intorno al Sole, quindi il Sole è su questo piano, l'orbita della Luna è leggermente inclinata, la porta un pochino fuori da questo piano. Attenzione, abbiamo visto all'inizio, la scala qui non è corretta, cioè la distanza della Luna non è in scala, è molto, quella reale è molto più lontana.
cosa succede? Se noi guardiamo nel corso di un anno il movimento, quindi la rivoluzione della Terra intorno al Sole, compie un giro completo, questo piano su cui si muove la Luna è inclinato sempre nella stessa maniera. Solo che quando abbiamo i casi alle due estremità, di destra o di sinistra, la Luna passa o sopra o sotto al piano della Terra e quindi non avviene l'eclisse. Quando in questi due casi che abbiamo al centro, a causa della geometria, il piano si allinea, si dice la linea dei nodi, si allinea con il Sole, a quel momento possono accadere delle eclissi. Ora, tanti discorsi, provo, se parte il video. Allora, sì, parte, ma parte sul monitor sbagliato, quindi adesso aspettate un attimo, provo. Ecco qua, vedete, il Sole è alla nostra sinistra, la Terra è al centro, la Luna orbita intorno, vedete che normalmente il piano è un po' inclinato, quindi la Luna passa un po' sotto all'ombra. Via via che cambia il movimento, passano i mesi e la prospettiva cambia, arriva il momento in cui la Luna incrocia il cono dell'ombra proiettato dalla Terra. In quel momento si ha l'eclisse perché entra nel cono d'ombra, quindi non riceve, viene oscurato il Sole e magari ve lo faccio rivedere. Vedete, in questo momento, durante l'orbita, pensate che nel frattempo la Terra orbita intorno al Sole, quindi noi vediamo un'immagine fissata sulla Terra, ma in realtà dovete immaginare che nel frattempo tutti e due i corpi, la Terra e la Luna, si muovono intorno al Sole. E quindi qua abbiamo un momento quando adesso riprendiamo la proiezione. Ecco. Quindi abbiamo visto, diciamo, noi ci siamo concentrati sul momento dell'eclisse di Luna. Capita anche che nello stesso momento è possibile un'eclisse di Sole, cioè l'ombra della Luna va a proiettarsi sulla superficie terrestre. Abbiamo due esempi, in alto e in basso. In alto vediamo l'eclisse di Luna, cioè il Sole, dovete immaginarlo alla destra, la Terra proietta la sua ombra e la Luna la attraversa, oppure capita che per qualche tempo, qui non lo vedremo, capita l'opposto, la Luna passa davanti e proietta la sua ombra, che è molto più piccola, perché è un oggetto molto più piccolo della Terra, proietta la sua ombra sulla Terra e da una certa porzione della superficie terrestre sparisce il Sole, in parte o totalmente. C'è tutta una serie di movimenti che adesso sarebbe abbastanza complesso spiegare e per stasera non ci occorre scendere nei dettagli, però diciamo che durante l'anno ci sono due momenti che sono intervallati da circa 6 mesi, poco meno di 6 mesi, 173 giorni, attorno a cui si possono verificare delle eclissi, e normalmente ci sono almeno una eclisse di un tipo, cioè solare, e una lunare nell'ambito di questo periodo. Non le vediamo spesso perché a volte capita l'eclisse di Luna quando la Luna non è visibile, perché la Luna
quando l'eclisse è praticamente piena, quindi deve essere notte. Se capita quando da noi è giorno, l'eclisse non la vediamo. L'eclisse di sole coinvolge una superficie abbastanza piccola, tutto sommato, della superficie terrestre, per cui capita magari un'eclisse di sole, ma noi non ce ne accorgiamo perché è visibile in una zona molto distante da noi. Però due volte all'anno capita che ci siano eclissi. Per esempio, a inizio luglio, due settimane fa, c'è stata un'eclissi totale di sole che era invisibile da noi, era visibile in Cile, per esempio, in gran parte dell'Oceano Pacifico Meridionale e in Cile. Qui da noi non ce ne siamo accorti perché appunto era dall'altra parte del mondo e quindi non abbiamo visto neanche il sole oscurato in parte. Una cosa che noterete, speriamo di notare questa sera, è che la Luna, quando entra nel cono d'ombra della Terra, comunque è visibile. Qualcuno si potrebbe aspettare che, essendo per la Luna la luce del Sole viene oscurata, si potrebbe immaginare che la Luna sparisca, che diventi totalmente nera e quindi diventi invisibile. Invece no, si vede spesso anche abbastanza bene. E assume un colore rossastro. Allora ci si può chiedere, ma come mai? Se è nell'ombra, io la vedo comunque, anzi la vedo accesa. Spesso si parla di luna rossa, luna di sangue, tutti questi riferimenti, proprio perché diventa di un colore rosso, a volte molto scuro, quasi sul marrone scuro, a volte più chiara, rosso meno intenso, però comunque sempre intorno al rosso. E questo è un effetto dell'atmosfera terrestre, perché nel momento in cui la Luna entra nel cono d'ombra non è vero che resta totalmente al buio, perché la Terra è circondata da un'atmosfera che è abbastanza sottile, perché diciamo che il grosso dell'atmosfera è all'interno dei primi 10 km di distanza dalla superficie, no? L'atmosfera si estende, convenzionalmente si considerano 100 km, però dalla quota degli aerei intorno ai 10 km in su praticamente l'atmosfera è molto tenue, molto rarefatta. Quindi il grosso dell'atmosfera è nei primi 10 km. Questo è sufficiente a far filtrare un pochino i raggi del Sole. Quindi anche se sulla Luna non arrivano direttamente i raggi del Sole, un po' come si vede il Sole, la luce del tramonto, quando vediamo il Sole molto basso sull'orizzonte, alcuni raggi della luce del Sole attraversano l'atmosfera, vengono deviati e vengono diffusi nella zona del nostro cono d'ombra. Quando la Luna li attraversa, praticamente viene comunque un po' illuminata. Se fossimo sulla Luna, vedremmo una Terra nera, molto scura, circondata da una specie di anello molto arrossato, che è quello che poi dà il colore rosso alla Luna. La cosa interessante è che le eclissi di Luna non sono tutte uguali, proprio perché l'atmosfera cambia continuamente, cambiano le polveri che contiene, le nuvole, la quantità di vapore, quindi ogni eclisse può essere o più chiara o più scura, diventa un po' una sorpresa a seconda dello stato dell'atmosfera di quel momento. Questo è un esempio di eclisse, di fotografie di eclisse di Luna, in questo caso un'eclisse totale. Vedete che quello che vedremo questa sera, siccome solo una parte del disco lunare verrà oscurata, vedremo qualcosa un po' come nelle immagini più in alto, in cui una zona appare molto scura e il resto della Luna, che è in una penombra, in realtà ci sembrerà illuminato in maniera normale. Però, visto che parliamo di eclissi, e vi ho accennato che c'è stata un'eclissi di sole due settimane fa, queste qui sono esempi di eclissi di sole. La Luna a noi come dimensione appare grossa all'incirca come il Sole. Diciamo che a seconda della sua distanza, che nel corso del mese è un pochino maggiore o un po' minore, può essere leggermente più grande del Sole o leggermente più piccola.
Quando è più lontana la vediamo leggermente più piccola, quando è più vicina a noi ovviamente ci appare un pochino più grande. Quando l'eclisse accapita con la Luna più vicina a noi, il disco della Luna oscura completamente il disco del Sole, quindi quando si sovrappongono esattamente ci appare un contorno della cosiddetta corona solare, che sono quegli strati più esterni dell'atmosfera solare che normalmente non riusciamo a vedere perché la luminosità del Sole è fortissima, quindi acceca, abbaglia tutto quanto. Nel momento in cui la Luna copre completamente il disco del Sole, noi riusciamo a vedere tutto ciò che c'è intorno. Quindi noi vediamo un cielo dove il Sole sparisce, si forma una specie di punto nero nel cielo che è l'ombra della Luna, ma tutto intorno vediamo qualcosa di molto luminoso che è proprio la corona solare, che normalmente non vediamo. Qualche volta invece capita che l'eclisse, dal punto di vista della prospettiva, si forma nella stessa maniera, ma la Luna è più lontana da noi. È tanto lontana che il suo diametro apparente è più piccolo di quello del Sole, quindi non riesce a coprire completamente il Sole. E allora si ha un'eclisse come questa qui in basso, cioè un'eclisse cosiddetta anulare, perché nel momento in cui la Luna si allinea con il Sole, non riesce a coprire tutto il disco e tutto intorno noi vediamo un anello luminoso che è la parte di Sole che non viene oscurata. Queste qui sono invece un resoconto delle eclissi che abbiamo visto 2 anni fa, recentemente, sono tutte recenti: eclisse parziale di Luna come questa in basso, eclissi totale di Sole, eclissi anulare o un'altra eclissi in penombra dove praticamente la Luna si oscura poco poco in un angolo. Quello che vedremo stasera è questo. Non fatevi spaventare da tutti questi disegni, questi cerchi. Il cono d'ombra, che è quindi l'ombra che la Terra proietta dietro di sé, noi normalmente non lo vediamo perché è una zona di cielo scura e che non riusciamo a visualizzarla, però diciamo ha una forma di una sezione dei vari cerchi, nella zona di ombra, la zona di penombra. Tipicamente gli astronomi fanno schemi grafici di questo genere, tenendo il cerchio al centro, che è quello, la proiezione, il disegno di dove si trova l'ombra della Terra, e fanno vedere il percorso che segue la Luna nel momento in cui attraversa questo cono. Questi sono i tempi che ho riportato nell'ora segnata dai nostri orologi. Quindi il momento in cui il tempo cosiddetto P1 è il momento in cui entra nel cono di penombra. La Luna sarà ancora sotto l'orizzonte, non lo vedremo in questo momento, ma è anche difficile da percepire a occhio nudo, perché quando la Luna è in penombra è comunque parecchio illuminata e a occhio non si distingue facilmente. Quello che è importante è il momento Q1, cioè l'inizio dell'ombra, il momento in cui la Luna entra nell'ombra. Non vuol dire che sarà oscurata al massimo, vuol dire che dalle 10 e un minuto inizierà a entrare nell'ombra, quindi vedremo un piccolo pezzettino che inizia a diventare più scuro. Dopodiché abbiamo, non al massimo la vedremo oscurata circa per il 65% del suo diametro, dopodiché vedremo che inizia a uscire. Vedete che l'ultimo contatto, nel momento in cui esce dall'ombra totalmente, è a circa l'una di notte, mezzanotte 59. Quindi se guardate trascorrono circa 3 ore da quando entra a quando esce. A metà, dopo quindi un'ora e mezza, circa le 23:30, avremo il momento in cui la Luna è coperta al massimo. Finito l'attraversamento dell'ombra, poi prosegue alle 2:17. Noi non saremo ancora qui perché altrimenti al museo del castello ci buttano fuori a forza, però alle 2:17 uscirà definitivamente dal cono di,
di penombra. Quindi questa è una simulazione fatta al computer di più o meno come vedremo. Qui adesso c'è un po' tanta luce, così non si riesce a vedere molto bene, però vedremo il disco con una zona un po' arrossata. Se qualcuno ha cercato delle informazioni maggiori anche su internet, trova disegni di questo genere. Fanno vedere sulla cartina del mondo da quale zona è visibile l'eclisse. Quindi, nella zona centrale, quella più chiara, da lì l'eclisse è visibile totalmente, da quando inizia a quando finisce. Agli estremi ci sono i paesi molto orientali che vedranno, diciamo, tramontare la Luna nel momento in cui sta iniziando l'eclisse a causa del loro fuso orario. Le zone invece più dell'Atlantico o della Sud America vedranno l'eclisse che inizia nel momento in cui c'è il sorgere della Luna, e noi siamo a cavallo, diciamo che non vediamo l'inizio della penombra, ma appena la Luna sale dall'orizzonte noi vedremo subito dopo, vedremo iniziare l'eclisse, quindi vediamo praticamente totalmente le fasi dell'eclissi. E quindi qui prevengo una vostra domanda: beh, stasera vediamo un'eclisse parziale di Luna, subito dopo vi piacerà tantissimo, mi chiederete quando è che vediamo la prossima. E allora, per dire quando vediamo la prossima, bisogna fare mille distinguo, perché bisogna, ci sono sempre i se, i ma, e ci sono, difficilmente un astronomo dà una risposta chiara, dice così o no, a seconda del punto di vista dice la sua. Allora, la prossima a rigore a gennaio 2020 vedremo un'eclisse, però sarà un'eclisse in penombra di Luna. L'abbiamo detto prima, le eclissi in penombra sono difficilmente apprezzabili a occhio, quindi è un'eclisse normalmente, però non è che entusiasmi così tanto. Anche quella del giugno 2020 sarà un'eclisse in penombra. Sono tutte e due all'ora di sera, quindi è un orario comodo, no? Perché non si devono fare le nottatacce, però essendo in penombra sono difficili da vedere. Nel frattempo, a ottobre 2022 ci sarà un'eclisse parziale di sole, si vedrà un pezzettino di sole, non totale. Poi vedete un'altra eclisse in penombra a maggio 23, eclisse parziale di luna ottobre 23, poi eclisse marzo 25, eclisse parziale di sole, e finalmente la prossima eclisse totale di Luna 7 settembre 2025, 18 e 11 ora universale, quindi saranno due ore in più, dalle 8 di sera, dalle 8 e 11 di sera vedremo questa eclisse totale. Bisogna avere un po' di pazienza. Un'altra cosa che invece si potrà vedere stasera, quando sarà in corso la serata, l'eclisse, quindi sarete in giro o sulle varie terrazze o anche a guardare a occhio nudo, ci dovremo fermare un attimo per guardare un fenomeno che si osserva nel cielo, non è un fenomeno astronomico, ma si osserva nel cielo ed è bello da ammirare. Vedremo la stazione spaziale. La stazione spaziale è un oggetto artificiale costruito da vari consorzi, tra cui anche l'Italia, che è in orbita intorno a noi e compie un giro in circa un'ora e mezza. Capita di tanto in tanto che, siccome è un oggetto molto grande, più di 100 metri di dimensione, se consideriamo tutti i vari pannelli, estensioni, appendici, cose del genere, è tutto sommato nello spazio, ma è molto vicino a noi, circa 400 km di altezza. Capiterà che intorno alle 23, quindi intorno alle 11, la vedremo comparire dall'orizzonte di sud-ovest, piano piano salire nel cielo,
questa qui è la posizione, non si legge bene perché non c'è abbastanza definizione, perché in cielo vedremo Giove e la Luna qua, quindi un pochino più alto della Luna, lì vicino alla Luna c'è anche Saturno stasera, arriverà al massimo, per chi più o meno conosce le costellazioni, fra Ercole e la Lira, sarà molto luminosa, si vede nettamente a occhio nudo, mi pare che sia almeno 3 la luminosità di stasera, che vuol dire che è più luminosa di Giove, tanto per dire. Quindi si vede piano piano, nel giro di qualche minuto attraversa il cielo e poi attraversa totalmente il cielo scendendo verso il Pegaso, verso nord-est. Quindi a quell'ora, se sentite qualcuno che urla, dice la stazione spaziale, vedremo questo puntino luminoso che attraversa il cielo. È luminosa perché noi siamo già nella nostra parte notturna, la stazione a 400 km di altezza è ancora illuminata dal sole, quindi riflette la luce del sole, quindi la possiamo vedere. Allora, stasera, detto questo, facciamo un pochino il passo indietro invece a ricordare, quindi abbiamo visto che cosa ci aspetta come eclisse, che cosa vedremo, facciamo il salto invece dal momento storico, nel momento in cui, fra l'altro adesso non so se avete fatto caso, ci sono in edicola fascicoli, libri, adesso in questi giorni, perché da domani, dopodomani, tutti i canali televisivi faranno trasmissioni sulle TV, sulla Rai, ho visto su TV, su Focus, Discovery, eccetera, tutti quanti stanno sbizzarrendo. Anche noi raccontiamo il nostro punto di vista, diciamo, la storia sarebbe molto lunga, molto interessante, però ultimamente mi sto un pochino divertendo a rileggere gli eventi storici di una storia recente. Allora, nel 1960 negli Stati Uniti viene eletto un nuovo presidente, che è il famoso John Kennedy, che passerà alla storia. In quel momento, nella corsa spaziale, gli Stati Uniti sono indietro rispetto all'Unione Sovietica. Quindi la competizione militare che c'era fondamentalmente in Europa, che poi si riversava anche nel resto del mondo, inizia a avere ripercussioni anche nell'ambito spaziale, perché vuol dire non solo conquistare un nuovo ambiente, far vedere che sia una predominanza tecnologica, però vuol dire, in ottica purtroppo di guerra, vuol dire avere il predominio dello spazio, vuol dire essere capaci di minacciare un avversario potendo portare delle bombe a grande distanza, sostanzialmente. Quindi dimostrare agli avversari che si domina lo spazio diventa fondamentale. E gli Stati Uniti sono nettamente indietro, nel senso che le prime tappe sono quelle bruciate dall'Unione Sovietica, sia nel permettere in orbita i primi satelliti nel 57, inizia con Sputnik, subito dopo, un mese dopo, mette in orbita il primo cagnetto, che è la cagnolina Laika, e quindi vuol dire poter portare un essere vivente, non solo un congegno tecnologico, ma anche un essere vivente poterlo portare nello spazio. Purtroppo poterlo portare, non poterlo riportare a terra, perché Laika muore nello spazio, però comunque è un segno forte. Gli Stati Uniti hanno grossi problemi, nonostante abbiano von Braun, che era il progettista tedesco delle V2, con cui la Germania aveva bombardato Londra alla fine della guerra, preso dagli americani, o meglio consegnatosi agli americani proprio nell'ottica di un programma spaziale. Von Braun però in quel momento non riesce ancora a imporsi, e quindi ci sono diversi programmi della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica negli Stati Uniti, e ciascuno va avanti col proprio sforzo. L'Unione Sovietica va avanti appunto mettendo in orbita i primi satelliti, e fa il 12 aprile del 61
il primo volo di un essere umano, che è l'astronauta Gagarin. Kennedy viene eletto nel 60 e entra alla Casa Bianca a gennaio del 61, quindi quando c'è il volo di Gagarin è in carica da circa 3 mesi, gli Stati Uniti sono molto indietro e a un certo punto non hanno neanche lanciato un uomo nello spazio fino a quel momento, e c'erano state anche grosse polemiche perché nell'opinione pubblica qualcuno voleva abbandonare questi programmi così costosi, altri invece volevano premere proprio per recuperare il terreno perduto, e allora Kennedy chiede ai suoi consiglieri qual è il progetto su cui si possono impegnare per riuscire a battere l'Unione Sovietica. E i primi progetti che sono sottoposti dicono: siamo molto indietro. Siamo molto indietro se pensiamo di fare una stazione spaziale, se pensiamo di fare una passeggiata nello spazio, eccetera. L'istacco che abbiamo in questo momento non ci permette di recuperare in tempo, non abbiamo abbastanza tempo per recuperare. E d'altronde non ci sarebbe nemmeno tanto entusiasmo da parte delle persone, dell'opinione pubblica, nel sostenere un progetto per fare, per esempio, una stazione spaziale o una passeggiata nello spazio. Bisogna impegnarsi in qualcosa di grande, di importante. Perché chiede: ma qual è questo salto? E gli viene detto: bisogna andare sulla Luna. Anche se siamo molto indietro rispetto all'Unione Sovietica, il salto che si deve fare per arrivare sulla Luna è talmente grande che il fatto che siamo un po' indietro adesso assolutamente non conta, perché la strada da compiere è enorme. Al che nel maggio, quindi il mese dopo circa di quando Gagarin farà il primo volo, Kennedy dice, fa il suo discorso al congresso, in cui dice che gli Stati Uniti si devono impegnare a portare un uomo sulla Luna e farlo tornare a casa entro la fine del decennio, quindi nel giro di 8-9 anni. Quindi è un impegno fortissimo, per, considerando che non sono ancora andati in orbita. Questo è appunto il giornale, la prima pagina della stampa su cui ci siamo basati un po' per questa ricostruzione storica. Vedete il titolo nel momento in cui Gagarin compie il primo volo nell'aprile del 61. Questo qui bisogna aspettare il febbraio del 62 perché ci sia il primo volo di un americano. Piccolo inciso: vedete che nella presentazione si fa riferimento al quotidiano La Stampa, e anche le riproduzioni che abbiamo qui sono del quotidiano La Stampa. Per chi non lo conoscesse, è un archivio gratuito disponibile via internet a ciascuno. Il quotidiano La Stampa ha fatto un'opera incredibile alcuni anni fa, in cui ha scannerizzato tutte le pagine di tutti i numeri usciti dalla stampa dal 1867 al 2005. Basta entrare nel sito dell'archivio La Stampa, si fa la ricerca o per nomi, per parole, o andando a scegliere la data o l'intervallo di date, e si vanno a vedere dei momenti di storia della nostra storia. È interessantissimo. La cosa che secondo me è fondamentale, utilissima veramente, che hanno fatto questi giornali, sono ormai, essendo quelli più vecchi, sono un patrimonio di tutti, non sono la proprietà della casa editrice, no? Per cui li hanno stampati, li hanno scannerizzati, scusate, tutti con OCR, per cui sono tutti ricercabili, e tutte le pagine, si possono andare a vedere i programmi televisivi, le pubblicità, le fotografie dell'epoca, l'impaginazione, i caratteri. È un archivio che è veramente un pezzo della nostra storia, per cui se avete la curiosità di andare a vedere il giornale, cosa c'era in prima pagina quando siete nati, o andare a vedere appunto la vittoria dei mondiali o la guerra o cose, eventi storici, è veramente una cosa interessantissima, la consiglio a tutti. L'avevo detto prima che mi sto un po'
divertendo con la storia, questo qui è un esempio. Vedete qua rapidamente le tappe, il primo satellite in orbita per l'Unione Sovietica nel 57, invece passa fino al 58 gli Stati Uniti, primo uomo in orbita dall'aprile 61 l'Unione Sovietica, febbraio 62 gli Stati Uniti. La cosa che secondo me è molto maschilista è che la prima donna in orbita per l'Unione Sovietica è nel giugno 63, per gli Stati Uniti bisogna aspettare fino al giugno 83, quindi 20 anni dopo, quando ci sarà Sally Ride che andrà in orbita come prima donna americana. Prima Eva, attività extraveicolare, vedete marzo del 65 per gli Stati Uniti, giugno 65, qui siamo già più vicini. Però per andare sulla Luna bisogna, poi magari Marco nel seguito vi darà più dettagli tecnici, bisogna imparare a fare un sacco di cose, bisogna imparare a muoversi nello spazio, bisogna imparare a fare un attracco e a far sì che delle astronavi si incontrino e non si scontrino. Bisogna imparare a muoversi in un ambiente dove non c'è aria, dove non è così facile, bisogna imparare molte cose. E quindi ci sono tappe intermedie con progetti di prima il progetto Mercury e poi il progetto Gemini, in cui gli Stati Uniti, in un'ottica già di missione Apollo, studiano e fanno le prove su come muoversi, come far incontrare le astronavi nello spazio. In breve sintesi, poi va bene, nel seguito, durante l'aperitivo o durante la serata, possiamo andare nei dettagli sulle varie scelte, come mai si è scelto di andare sulla Luna in una certa maniera. Comunque, bellissima la riproduzione, faccio un anticipo, che ha portato i modellini Marco del Saturno 5, quindi qui io vi faccio vedere dei disegni. Lui vi porta un modellino, non quello reale purtroppo, perché non ci stava neanche, però potrete vedere quello che io vi racconto, vi faccio vedere qui, o delle fotografie o dei disegni, lo potrete vedere, diciamo, riprodotto e capire di cosa si parla. Per andare sulla Luna bisogna, si parte dalla Terra con un razzo enorme, altissimo, 110 metri d'altezza, e solo una piccola parte dell'astronave va verso la Luna, una parte rimane in orbita, una parte scende, una piccola capsula ritorna indietro, si ricongiunge alla parte che è rimasta, al modulo di comando che è rimasto in orbita intorno alla Luna, dopodiché torna indietro e quello che torna a Terra è una parte piccolissima. Vi invito poi a vederlo sul razzo, sul modellino che c'è fuori, di tutto il razzo che parte, vedrete che la parte che ritorna è veramente minuscola. Quindi si parte, si esce dall'atmosfera, si lasciano i primi stadi, perché non servono più, sono di fatto motori e serbatoi che trasportano una grande quantità di carburante. Una volta che sono consumati vengono rilasciati e dopodiché ci si mette in viaggio verso la Luna. La parte che va in orbita intorno alla Luna è solo quella parte in alto del modulo di comando e di servizio. C'è un modulo lunare che è quello, l'Erranio cosiddetto, che poi atterra sulla superficie della Luna. È chiuso dentro, nascosto. Adesso è chiuso, questo qui è il modulo lunare, chiuso all'interno, tutto rannicchiato nella parte alta del terzo stadio. Bisogna andarlo a prendere, quindi il modulo di comando e di servizio esce, fa una giravolta su se stesso di 180 gradi, lo aggancia e lo estrae dal vano nel quale lo sta trasportando. Tutto questo mentre si è in viaggio, in assenza di peso, si sta viaggiando verso la Luna. Vedete, questo qui, la rappresentazione, bisogna imparare a fare questi movimenti. Non è facile, bisogna
muoversi con una grande delicatezza, anche perché questi oggetti sono molto, molto fragili, nonostante debbano resistere a grandi accelerazioni. Hanno pareti molto sottili, devono essere molto leggeri, perché pesare vuol dire trasportare dei pesi che richiedono una grande quantità di carburante. Quindi per limitare il carburante bisogna fare gli oggetti leggeri. Farli leggeri vuol dire che sono anche delicati, no? Nonostante tutto. Si arriva poi in orbita intorno alla Luna, si deve rallentare, accendere un motore, perché altrimenti perdere energia, perché altrimenti quando si arriva non ci si ferma, si fa una carambola e si torna indietro. Quindi quando si arriva si deve accendere il motore per tornare, per fermarsi. Il modulo lunare, dopo un po' di controlli, si stacca e scende sulla superficie della Luna. Bellissimo, e ne sono anche un po' invidioso, la riproduzione del modellino che ha portato Marco, perché vedete proprio com'è il modulo lunare nel momento in cui atterra sulla superficie della Luna. Atterra, dopodiché gli astronauti possono uscire e fare l'escursione. Poi riparte, ma non riparte tutto. C'è una parte che non serve più, tutti, dove c'erano i motori di discesa, il serbatoio con il combustibile, non serve più. È un peso inutile, viene lasciato sulla Luna, si riparte solo con una parte di questa capsula che si ricongiunge con il modulo che era in orbita, che era rimasto in orbita, e bisogna farlo molto lontano. Quando sei là nessuno ci dà una mano, nessuno ci può correre incontro a dire guarda, ti do un aiuto, ti passo a prendere io. Lì si è soli, si deve saper fare tutto in autonomia. Dopodiché il modulo lunare a quel punto non serve più, viene lasciato, e con il modulo di servizio e di comando si torna indietro. Quando si arriva in prossimità della Terra, anche il modulo di servizio non serve più, resta solo la parte conica del modulo di comando dove ci sono i tre astronauti dentro, che attraversa l'atmosfera e scende e precipita, trattenuto dai paracadute, cade in mare, e lì poi ci sono i soccorsi, la nave di appoggio che recupera gli astronauti. Le tappe sono numerose, adesso le ho un po' saltate, tutte quelle intermedie, non andiamo in tutti i dettagli. Alcune tappe fondamentali sono l'Apollo 8, nel dicembre 68, diventa la prima missione a portare degli uomini al di fuori dell'orbita terrestre e li porta in orbita intorno alla Luna. È la prima volta che capita, c'è molta tensione e apprensione, però questa è una tappa importantissima. Perché non atterrano? Non atterrano perché non hanno il modulo lunare. In quel momento siamo a 7 mesi prima della missione dell'Apollo 11, il modulo lunare non è ancora pronto. Quindi il programma che aveva deciso Kennedy, che nel frattempo purtroppo era stato ucciso, prevede di andare avanti il più possibile, il più velocemente possibile, fin dove si può. Quello che non è pronto si rimanda, ma le tappe intermedie devono essere compiute comunque. Queste sono le prime foto della Terra ripresa da lontano, perché nessun astronauta si era mai recato così lontano dalla Terra. E queste sono le prime foto della Luna riprese così da vicino da delle persone, non da sonde automatiche. E infatti vedete che i titoli del giornale, siamo in prossimità del Natale, infatti per quello che ho detto il racconto di Natale, perché proprio a cavallo dal 21 al 27 dicembre si compie la missione, i titoli del giornale sono piena pagina. Vedete, oggi attorno alla Luna è un momento veramente storico. Fino a quel momento erano sonde automatiche, lì ci sono veramente gli uomini che ci arrivano. L'Apollo 9 fa le prove del modulo lunare a marzo del 69, a maggio la prova generale, cioè si arriva con
la prova proprio del modulo lunare che arriva appena a 15 km dalla superficie della Luna. Allora lì uno si può chiedere, ma perché se erano a 15 km potevano scendere? Non mancava, cioè hai fatto quasi 400.000 km, ne mancano 15, fai lo sforzo. E il problema era che in quel momento non erano ancora pronte tutte e testate, provate tutte le procedure per scendere sulla Luna e per ripartire dalla Luna. Lì si correva il più possibile, però non era ancora tutto pronto, quindi non c'era tutta la procedura da seguire, non sapeva bene cosa fare agli astronauti e all'astronave per scendere. Quindi non si scende sulla Luna. E per evitare un aneddoto, no? Non so quanto, se sia vero, se sia poi una leggenda, si dice che gli astronauti comunque volevano scendere, avendone l'occasione sarebbero scesi, sarebbero andati, al di là del fatto che l'ordine ci fosse o che la procedura fosse pronta o meno. E allora, diciamo, i vari direttori di volo e i responsabili delle missioni si sono chiesti come fare a evitare una specie di ammutinamento che poi gli astronauti scendano comunque anche se noi gli diciamo di non scendere. E allora la soluzione è stata non dargli il carburante per tornare indietro. Quindi voi avete il modulo lunare, sappiate che la benzina per tornare indietro non c'è, quindi se volete scendere potete farlo, ma sono tutti il fatto che scendete e non tornate indietro. Si dice che di fronte a questo si siano convinti che non sarebbero scesi. Queste qui sono le immagini riprese però da, appunto, hanno simulato tutto, si è staccato dal modulo di comando, è sceso come se fosse una missione vera, poi a un certo punto sono tornati indietro. Però sono le immagini a più alta risoluzione mai viste della Luna fino a quel momento. Allora, adesso qui, anche perché stiamo andando un pochino, è un'ora in cui vogliamo essere un po' più tranquilli. Allora, la battuta che ho fatto l'altra volta è stata questa. Abbiamo una prima missione che porta degli uomini appena 15 km dalla superficie della Luna, è appena la seconda volta che degli uomini vanno in orbita intorno alla Luna. C'è stato l'Apollo 8 che non aveva il modulo lunare e poi questo col modulo lunare. Quindi siamo di fronte a un evento storico. Stiamo andando a sfiorare per la prima volta la superficie della Luna. E cose che capitano un pochino nel momento in cui si guardano un pochino le beghe di casa nostra, il primo titolo del giornale, le correnti del Partito Socialista rinviano ancora una volta le decisioni. Cioè, l'attenzione di fronte a questo momento storico è per le beghe di casa che abbiamo, e poi di spalla l'Apollo 11 entrerà stasera in orbita intorno alla Luna, così come dire un dettaglio, vabbè, una cosa che si fa tutti i giorni. E allora io dicevo, va bene, questo qui è il 21 maggio, no? Perché stanno arrivando, vabbè, 6 mesi prima l'Apollo 8 è già arrivato, vabbè, il giorno dopo scendono a sfiorare la Luna, il titolo sarà un pochino più messo con più enfasi, no? E il giorno dopo è nel Partito Socialista rinviato un mese al confronto fra le correnti. Ora, 50 anni dopo, non è che ci focalizziamo proprio su questo titolo, no? Preferiamo andare a vedere quello che dice l'Apollo 10 sta sorvolando la Luna, oggi manovra di sbarco simulato. Diciamo che a distanza di tempo, con la mente un pochino più fredda, a volte l'importanza dei fatti viene un pochino ripesata e valutata in maniera diversa. Io ho preso un quotidiano che non è un Novella 2000, con tutto rispetto, però era un quotidiano serio, quindi questa qui era l'importanza, l'enfasi che veniva data agli eventi. Quando poi andiamo a luglio, però, okay, lo vedete, l'avete già visto da queste riproduzioni, tutto cambia. Abbiamo tre astronauti, fra l'altro Armstrong, che poi sarà il primo uomo a scendere sulla Luna, Aldrin, io li parlo italiana, Aldrin, non Aldrin, perché è popolare italiana, Collins, un finto italiano, nel senso che è americano, ma è nato a Roma, e partono il 16 di luglio,
rientra la missione felicemente il 24, e questo è, sono i dati principali del razzo. Un razzo alto 110 metri, anzi qua stasera lo vediamo bene, il matitone se non sbaglio è circa 110 metri, quindi immaginatevi un razzo alto quanto il matitone, che è più stretto, un diametro di 10 metri, pesa 3.000, quasi 3.000 tonnellate, parte dalla rampa di lancio e praticamente ha l'accelerazione subito dopo il lancio di più o meno una Formula 1, quindi immaginatevi un matitone che parte con l'accelerazione di un'auto di Formula 1, che nel giro di, non mi ricordo, poche decine di secondi viaggia già più veloce del suono e che sale appunto nel cielo con questa potenza immane. Può portare addirittura 48 tonnellate fino all'orbita della Luna. Questo qui è il modulo nel quale viaggiano gli astronauti, il modulo di comando di servizio. Poi c'è il modulo lunare che qui non è fotografato. Gli astronauti sono dentro una punta, la parte cilindrica. Tutto il resto serve per avere il motore, il carburante, le celle combustibili, la produzione, gli serbatoi dell'ossigeno e via dicendo. Questo è il momento della partenza, si parla che di svariate centinaia di migliaia di persone che sono ad assistere direttamente la partenza, se non sbaglio si parla di circa 1 milione di persone, e poi i titoli via verso la Luna oppure partiti, come abbiamo riprodotto proprio le edizioni straordinarie, no? Cartacee, come si faceva all'epoca, in cui si dà l'annuncio della partenza. Questo è l'astronave alla parte che rimane in orbita, il modulo di comando e servizio, il modulo lunare, che è quella che poi si sgancia. Si sgancia il 20 luglio alle, qui il tempo è indicato come tempo universale, sarebbe l'ora solare di Londra per intenderci. Alle 17.44 e inizia poi la sua discesa. Questo è il titolo, oggi in orbita lunare, questa volta sì, oggi in orbita lunare è scritto a piena pagina, non come l'Apollo 10, e i protagonisti della discesa sono, cioè dei dialoghi della discesa sono tre, sono Armstrong, che è il comandante, Aldrin, che è il pilota del modulo lunare, e questo che è un altro astronauta che non partecipa alla missione direttamente, andrà con l'Apollo 16 sulla Luna, Charlie Duke, però è il responsabile di mantenere le comunicazioni con la navicella che sta viaggiando. Era un altro astronauta che teneva le comunicazioni, proprio perché parlava lo stesso linguaggio dei colleghi, quindi si capivano, facevano le esercitazioni insieme, facevano gli addestramenti insieme, vivevano nel simulatore insieme, quindi sapevano, avevano la familiarità della conoscenza dei componenti, sapevano dire, parlavano la stessa lingua. Queste sono le foto ufficiali, mentre quando erano, diciamo, al lavoro, vedete Charlie Duke un pochino più agitato, in cui sente la tensione. Aldrin e Armstrong, qui sono foto successive allo sbarco, però li vedete che hanno anche le tute un pochino sporche della polvere lunare, la barba un po' più lunga, un po' meno curati che non le foto di rito iniziali. Per chi ha visto il film Apollo 13, quel signore che è subito dietro a Charlie Duke è Jim Lovell, che sarà il comandante dell'Apollo 13, quello impersonato da Tom Hanks nel film, quindi era nella sala di controllo della missione anche lui quella sera.
Qui ho riportato tutti i dialoghi degli ultimi istanti, gli ultimi minuti, non andiamo a rileggerli tutti, ci sono dei video in cui viene in tempo reale ricostruiti tutti i dialoghi con le immagini dell'atterraggio. Vedete, l'una cosa importante è che non sono ancora atterrati, sono ancora un po' lontani, e Armstrong si preoccupa: com'è il combustibile? Chiede a Aldrin, e lui gli risponde 8%, cioè stanno ancora scendendo, sono a 300 piedi, quindi circa un centinaio di metri d'altezza, hanno consumato quasi tutto il combustibile, sono appena all'8%. E stanno ancora cercando la posizione, stanno ancora cercando dove atterrare, perché il punto previsto è pieno di massi troppo grandi, e non possono atterrare in quel punto. Quindi Armstrong prende i comandi manuali e dirige il LEM manualmente in una posizione diversa. Va a cercare uno spiazzo che sia piccolo quanto volete, ma che sia sufficiente a far atterrare il modulo lunare. E nel fare questa ricerca deve tenere il LEM ad una certa altezza, cercando di scendere poco e andando avanti a cercare la posizione migliore. Consuma tantissimo, e vedete che nei vari dialoghi scendono a pochi piedi al secondo, vorrei dire circa un metro al secondo, un metro e mezzo al secondo, e loro sono ancora alti e non hanno molto carburante. A un certo punto si accende la spia che gli dice la luce di quantità, che è una delle spie che si trova sul quadro comandi. Vedete, hanno tantissime, se ne accende una che dice: guarda che il combustibile è appena al 5%. E a un certo punto Charlie Duke, qui in fondo, importante, in quel momento non dice niente, stanno ad ascoltare da Houston che cosa sta succedendo, per non disturbare la discesa e gli astronauti che sono impegnati. Charlie Duke aveva l'ordine di dargli solo tre chiamate praticamente, gli manda la prima, dice 60 secondi, dice: avete combustibile solo per 60 secondi. Se non trovate il posto dove atterrare entro 60 secondi, dovunque voi siate dovete abbandonare e ritornare indietro. E immagino che dopo anni e anni di addestramento, di prove per questi astronauti, non sarebbe stato facile dire: ok, adesso torniamo indietro senza toccare terra. A un certo punto scendono, arrivano a 40 piedi, 30 piedi, quindi sono una decina di metri. Non sono ancora atterrati, però stanno cercando, come essere in un parcheggio, cercare il punto migliore, appena una decina di metri di altezza, quindi ci sono quasi, ma ci sono ancora le incognite. E Charlie Duke gli manda la chiamata: 30 secondi, mancano solo 30 secondi. A quel punto non rispondono gli astronauti, passa qualche secondo e Aldrin vede accendersi una spia sul quadro che dice: luce di contatto. Cosa c'è? Cos'è la luce di contatto? Sotto le zampe del LEM, sotto tre delle zampe del LEM, ci sono delle specie di fili che sono alti 1,70 m circa, che hanno lo scopo di essere dei sensori, dicono se la zampa, se stanno toccando qualcosa. Quindi luce di contatto che vede accendersi la spia Aldrin vuol dire che hanno toccato il terreno questi sensori, non hanno ancora toccato le zampe, proprio per evitare di poter incespicare nel momento in cui si scendeva. Dice luce di contatto, e dopo un attimo dice spegnimento, e Aldrin e Armstrong iniziano tutta la sequenza per spegnere i motori e mettere in sicurezza il LEM. In quel momento a terra nessuno capiscono, sentono i dialoghi, sanno che stanno passando tutti i passi che ci sono successivi all'atterraggio, però non, dalla luna non gli hanno detto siamo atterrati.
Allora, proseguono nel loro codice, tutte sigle che devono mettere, i codici, eccetera, e a un certo punto Charlie Duke dice: oh, ma ci volete dire qualcosa? E dice: Aquila era il nome del modulo lunare che scendeva, dice: vi riceviamo a terra. Cioè, dice: abbiamo ricevuto, ci risulta da terra. E passa poco tempo, un attimo, un secondo, Armstrong gli dice, Houston dice: qui, base della tranquillità, l'Aquila è atterrata. E in quel momento dicono che appunto nel controllo di missione tutti esplodono in grande gioia, perché ovviamente sono arrivati, e Charlie Duke dice: grazie, riceviamo che siete a terra. C'era un gruppo di ragazzi che stavano diventando cianotici, non respiravano più, respiriamo di nuovo, molte grazie. E Aldrin, in maniera molto tranquilla, dice: grazie, senza grande enfasi, sono molto occupati. Subito dopo, cioè subito, passano alcune ore, devono fare tutte le verifiche, devono fare un po' di cose, si preparano a uscire, escono, che qui in Italia sono le 4 del mattino. Le prime immagini che si ricevono in diretta con la telecamera che fa vedere la discesa di Armstrong, e la prima impronta che un essere umano lascia. A un certo punto il titolo che abbiamo dato alla serata questa sera è Un piccolo passo per un uomo. Nel momento in cui Armstrong mette il primo piede sulla superficie, dice: un piccolo passo per un uomo, un balzo gigante, un grande balzo per l'umanità. Perché in effetti per lui era semplicemente compiere un passo, per arrivare a compiere quel passo c'erano stati anni e anni di lavoro, di impegno di centinaia di migliaia di persone. Adesso io spero che funzioni, dovremo sentire. Forse. Cioè, a small step for a man, a giant leap for mankind. Un grande passo. Non è chiarissimo, però le comunicazioni erano piuttosto disturbate, non era neanche facile per i non addetti ai lavori capire che cosa stavano dicendo, anche per quello che hanno parlato direttamente gli astronauti. Poi abbiamo le fotografie appunto scattate. Ecco, l'EMA Terra, l'esplorazione dura un paio d'ore, si allontanano al massimo una trentina di metri, quindi è veramente una toccata e fuga, cioè scendono, raccolgono delle rocce, dei campioni che poi sono stati portati a terra per l'analisi, per poterle studiare, ma non fanno grandi esplorazioni, si muovono di una trentina, al massimo Armstrong si allontana una trentina di metri e torna indietro. Quindi è tutto fatto lì in loco. Questi sono i titoli grandi sul giornale. Vedete, raccolgono 21 kg di rocce che sono state portate a terra, in parte analizzate, escono che sono neanche le 3, 2,56 e alle 5 rientrano e non escono più. Escono, fanno una escursione, rientrano, poi si preparano, vanno a riposare e alla sera praticamente ripartono dalla luna. Alla sera di quella giornata ripartono dalla Luna, abbandonano la Luna e si uniscono a Collins che era rimasto in orbita. Questo è, sentivo qualcuno prima all'ingresso che diceva, un signore diceva, ma del modulo lunare una parte rimasta sulla Luna non è tornato indietro tutto? Sì, è vero. Una parte è rimasta lì dal 2009, una prima missione, poi una seconda fase della missione della NRO ha fotografato dall'orbita lunare
il sito di atterraggio, in cui si vede il modulo lunare, le impronte, le tracce delle impronte lasciate dagli astronauti e gli strumenti che sono stati lasciati, sismometri e gli specchi che sono stati lasciati sulla Luna. Poi ovviamente si ritorna indietro e i titoli sono grossi proprio in attesa che tornino indietro, tornano a casa con la Luna in tasca, per dire che hanno portato via i campioni, e dall'orbita lunare poi si scende con la capsula. Tutto quello che torna dei 110 metri del razzo che è partito una settimana prima, ecco, sono lì. Questo è tutto ciò che è tornato di tutto quel missile. Seguono poi le altre missioni fino al 1972, e queste qui sono un pochino sgranate, ma sono le fotografie degli altri siti di atterraggio successivi, a partire dall'Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Quindi ci sono le foto dall'orbita lunare che ci fanno vedere ancora i siti, ci fanno vedere le impronte degli astronauti e quello che è stato lasciato. Perché stasera, appunto, ricordiamo la partenza della prima missione, cosa che però non deve essere dimenticata: le missioni che hanno portato gli uomini sulla Luna sono state 6 nell'arco di alcuni anni, poi sono terminate a dicembre 72, e in 6 occasioni ci sono stati astronauti che sono scesi sulla superficie della Luna. Quindi ci siamo andati a luglio, oggi ricordiamo la prima missione, però poi ci sono state missioni successive che hanno permesso di esplorare varie zone della Luna, raccogliere campioni. Quindi, per ricordare l'Apollo 11, direi che abbiamo fatto una carrellata abbastanza veloce, però vi ho trattenuto un po', avevo rubato il tempo per il vostro aperitivo, però mi sembrava utile fare un excursus anche storico. Abbiamo anche altro materiale, diciamo, se poi nel seguito della serata avete domande o volete sapere qualcosa, noi siamo qua a vostra disposizione. Grazie.